pomeriggio siamo qui alla Mondadori per presentare la nostra Valeria Tevere, un libro di favole per bambini ma soprattutto dei cittadini di domani. Sì, salve, vi ringrazio per la promozione del mio libro. Come è nata l'idea di scrivere un libro per bambini di favole? Sono un avvocato e quindi mi sono chiesta qual è il modo, lo strumento migliore per poter spiegare in modo semplice i diritti, i valori costituzionali ai più piccoli, e da qui l'idea di scrivere una raccolta di favole, e proprio perché la favola è lo strumento letterario, un genere letterario che più si adatta all'universo e alla psicologia del bambino. E quindi poi in realtà è nato anche in un periodo particolare, da qui anche il titolo Un arcobaleno di favole, racconti per piccoli cittadini. È nato nel periodo del lockdown, quindi quando ovviamente ognuno era costretto a stare in casa, e quindi l'idea ecco, di fare anche qualcosa che potesse essere utile per gli altri. Io l'ho iniziato a scrivere anche un po' per intrattenimento, soprattutto per, diciamo, bambini che erano più vicini, diciamo, alla mia famiglia, quindi nipotine, figli di colleghi, amici, e quindi ho visto che la favola era apprezzata, e quindi da qui la scelta di, poi, la decisione di pubblicarla. Ovviamente non potevo, ho tratto, diciamo, gran parte delle tematiche anche dalla mia esperienza professionale di avvocato, che si occupa di problematiche di famiglia, minorili. C'è anche il tema del bullismo, della violenza domestica, il tema dei genitori separati, quindi sono tematiche anche, diciamo, di grande attualità. Però ho cercato, spero di essere riuscita in questo intento, ad individuare la chiave giusta, ecco, per poter comunque trasmettere dei messaggi anche ai più piccolini, ecco. E anche perché penso agli insegnamenti della Montessori, di Maria Montessori, che diceva che ogni bambino comunque è un piccolo uomo, quindi dare un piccolo seme, diciamo, in questo caso un seme di legalità, ecco, cominciare da più piccolini per trasmettere i valori della legalità, della cittadinanza, del rispetto della persona, credo che sia fondamentale proprio per costruire poi il cittadino del domani. Leggendo il tuo libro mi è venuto in mente com'è bello questo legame col proprio genitore, madre, padre, nel raccontare le tue storie. Cioè, un ritrovarsi in famiglia per raccontare storie significa anche dare messaggi positivi. Sì, infatti, anche perché il recupero della favola io credo che sia importante anche diciamo, nei giorni nostri, perché i bambini spesso ormai utilizzano sempre più lo strumento del computer, no? Quindi quasi non sono abituati più alla lettura della favola, anche intesa appunto come momento di condivisione, no? Nella famiglia. Vi ricordo che quando ero piccola comunque mia madre mi regalava dei libri di favole, ma dei libri delle, proprio dei libri cartacei, e io diciamo, ero molto curiosa nello sfogliarli con le immagini, quando magari me le leggeva. Quindi forse questo si è un po' perso oggi, proprio perché la società di oggi è sempre più una società tecnologica, e quindi diciamo, anche lo strumento tradizionale come può essere la favola forse si sta un po' perdendo, comunque magari lo si fa in un modo diverso, trovando su internet, in forma di libro, diciamo, non più cartaceo ma informatizzato. E quindi anche è bello che i bambini di oggi recuperino un po' quell'importanza del testo anche cartaceo, e quindi proprio diciamo, l'attaccamento anche alla scrittura, diciamo, credo che si debba un po' recuperare questa tradizionalità.
Quindi per avere il tuo libro basta venire alla Mondadori di Avellino e ovviamente trovare appunto il tuo libro in questa sezione autori locali. Anche insomma l'acquisto online, quindi tramite il canale della casa editrice Gutenberg, quindi è possibile anche diciamo acquistarlo online. Quindi. Buon pomeriggio, siamo oltre con l'autrice Valeria Tevere, anche con Renata Alves, che è una sassofonista. Lei adora ovviamente questo strumento e ci dirà perché, e soprattutto il libro in qualche modo è veicolo anche di emozioni, no? E quindi attraverso le emozioni abbiamo queste note del sassofono. Buon pomeriggio, grazie per avermi invitato. Sì, io è di famiglia, i miei fratelli suonano, no? Sì, suonano altri strumenti e così ho cominciato col pianoforte da piccola, poi mi è venuto la voglia di cominciare a imparare il sassofono e ho fatto da ragazzo, ho studiato un poco, poi ho dovuto smettere di suonare. E sono rimasta 15 anni senza suonare, più o meno 5 anni fa sì, ho voluto ritornare a suonare il sassofono, ho ripreso gli studi e suono per passione. Cosa ci suonerai in questo momento? Qualcosa di tuo o qualcosa? No, ho pensato in suonare Caruso. Batuffolo era un dolce gattino dal pelo rosso. La sua mamma lo chiamava in questo modo perché non si separava mai da un piccolo gomitolo rosso. Un bel giorno, anche per Batuffolo, giunse il tempo di andare a scuola. Mamma Gatta era così orgogliosa per il lieto evento. Come tutte le mattine, Batuffolo beve una ciotola di latte caldo e poi la mamma lo accompagnò a scuola dalla maestra Dotta.
Batuffolo però era un po' triste perché doveva separarsi dal suo giocattolo preferito, un batuffolo di lana. Lungo il tragitto, Mamma Gatta era così attenta e gli raccomandava tante cose. Sai, Batuffolo, incontrerai tanti gattini come te e farai amicizia con loro. Imparerai tante materie interessanti per il tuo futuro. La maestra dotta sarà molto gentile con te, vedrai. Tu pensa sempre a fare il bravo gattino educato. Arrivati a scuola, Batuffolo salutò la mamma con un grande miau e si incamminò verso l'aula. Maestra dotta, ciao amicini, benvenuti a scuola, io sono la maestra dotta. Piacere di conoscervi. A scuola c'erano tanti gattini della sua età. Improvvisamente fu attirato da un gattone dallo sguardo cattivo. Si chiamava Birillo. Era un gattino ripetente, non era infatti molto studioso ed era stato bocciato. Era il terrore di tutti i gattini e faceva loro tanti brutti scherzi. A un tratto Birillo si avvicinò a Batuffolo ed iniziò a prenderlo in giro, di nascosto dalla maestra a causa del colore rosso del suo pelo. Durante la pausa per la merenda gli chiese cosa avesse di buono per colazione nella cartella. Aveva infatti sentito l'odore della merenda che la mamma gatta aveva preparato per il suo piccolo gatto con tanto amore. Ingenuamente Batuffolo disse a Birillo che aveva con sé la sua merenda preferita. Allora Birillo, con tanta prepotenza, aprì la cartella di Batuffolo e mangiò tutta la colazione. Batuffolo fu molto triste e comprese che Birillo era un gattino malvagio ed egoista. Ovviamente, Valeria, quest'oggi hai portato questo libro che sicuramente hai già presentato anche per qualche concorso? In verità, sì, l'ho inviato per un premio letterario, però non so ancora l'esito, quindi insomma, anche perché è abbastanza recente la pubblicazione, quindi è stato pubblicato in estate nel 2020, quindi però. Ti consiglio sempre di farlo perché in questo modo fai girare l'opera e soprattutto portala nelle scuole. Sì, infatti il libro, proprio per il contenuto didattico, essendo delle favole didattiche che trattano temi come per esempio il bullismo, la favola che ho letto in parte appunto tratta questo tema, quindi sarebbe comunque di interesse e molto utile anche portarlo nelle scuole per proprio trattare queste tematiche con i bambini.